ha esteso e ha allargato Pesaro Parcheggi il suo campo d'azione ben oltre lo scopo sociale per la quale è nata, cioè era quello di sostenere la mobilità. Perché Pesaro Parcheggi, anche nel nome, voglio dire, lo dice che nasce per sostenere una mobilità. Una mobilità che noi abbiamo discusso nell'ultimo Consiglio Comunale, in un documento molto ampio che comprendeva tante nuove specificità che dobbiamo implementare dalla mobilità integrata, dall'utilizzo delle biciclette, dall'utilizzo di mezzi pubblici. Negli ultimi anni abbiamo utilizzato adeguatamente Pesaro Parcheggi per sviluppare questo tipo di politiche piuttosto che magari utilizzarla per cose che non gli competevano. Penso, per esempio, e qui non entro nel merito della questione, ma solo come ente, Pesaro Parcheggi a gestire tutta la partita del parking acquatico. Cosa che secondo me non era lo strumento, non entro nel merito della scelta, dico lo strumento, secondo me non era lo strumento adeguato, non era. E di conseguenza io penso che al di là del bilancio positivo che lei ha narrato, ci sarebbe molto da dire sul rapporto e sulla qualità degli investimenti che si sono fatti, perché è vero che è una componente privata, ma ed è anche giusto che ci sia. Non sono un fan del pubblico a tutti i costi, anzi, quando sento che si vogliono rendere pubbliche alcune società sono preoccupato. Però è anche bene che il pubblico eserciti la sua funzione. Pesaro Parcheggi fa utili perché ha la possibilità di fare utili. E io penso che negli ultimi anni tante pecche sulla gestione, soprattutto nella parte degli investimenti, soprattutto sulla parte di ricerca. Prima l'assessore Bartolucci, rispondendo all'interrogazione di Bettini, ha detto: noi facciamo di tutto per sviluppare dei nuovi parcheggi. Ecco, io non vedo questo impegno da parte dell'ente che dovrebbe farlo. Così come assessore io non sono molto rassicurato, ma questo non lo posso essere fino a che non lo vedrò, ma penso nessuno, dai numeri che quando c'è stato il bilancio 2017 sottolineato, quell'aspetto del rapporto con Aspes, 965 mila euro di squilibrio nei rapporti con Aspes non sono pochi. Lei l'ha ereditato. Ormai è parte dell'eredità dopo 9 anni, penso, no? E ora, cioè, non ci si può accontentare di una promessa, stiamo vedendo, stiamo valutando. Finché questo numero non verrà corretto, sarà un macigno, perché 1 milione di euro nel bilancio consolidato, nel rapporto con Aspes Spa, pesa purtroppo. Pesa notevolmente perché Aspes Spa soprattutto è quella con la partecipazione più alta da parte del Comune, ed è quella che è un po' in qualche modo il braccio operativo del Comune. Di conseguenza credo che al di là dei numeri grandi che lei ha detto di valore patrimoniale che abbiamo, ci siano delle cose sui quali dobbiamo essere preoccupati, come questo numero di 965 mila euro, e ci sono anche tanti spunti di riflessione sui quali noi dovremmo, forse non nella prossima legislatura, rapportarci, perché nelle società partecipate non ci esistono solo i numeri, ma esiste anche la qualità del servizio offerto, e io credo che ci siano grandissimi, ampi spazi di miglioramento, soprattutto con alcune. Grazie Androlli. Bettini, prego. Grazie Presidente. Ma vede, solo alcuni appunti, perché il bilancio consolidato dà la possibilità di verificare per macro voci quello che è stata la gestione. L'assessore si è fermato solo sul patrimonio, ma il patrimonio lascia il tempo che trova, perché sono i beni che ha il comune che fanno patrimonio, quindi i palazzi, eccetera. È ridicolo parlare del patrimonio, invece è molto più importante guardare l'aspetto economico. Innanzitutto dobbiamo dire che è facile fare utili con le società partecipate se le società partecipate operano in regime di monopolio, dove anche le tariffe vengono stabilite in modo indipendente dalle partecipate stesse, perché per esempio la Pesaro Parcheggi, se non avesse le righe blu, oppure il comune non facesse pagare un canone per le righe blu a
abbastanza ridicolo rispetto a quanto incassa la Pesaro Parcheggi, certamente non avremmo questi utili. Come d'altra parte la gestione di Aspe Spa, dei cimiteri o di altre cose, se non ci fossero delle tariffe di un certo tipo anche per i poveri morti, non avremmo certi utili. E poi anche per le farmacie, noi abbiamo ancora il peso di quella scellerata operazione di aver pagato gli utili per 50 anni anticipati al comune, che ancora si porta dietro Aspe Spa, la quale deve controbilanciare queste perdite subite anni fa, anche lì con un conflitto di interessi indicibile, inimmaginabile, perché il socio unico ha praticamente determinato il prezzo con il quale la società controllata doveva pagare al socio unico, quindi immaginiamoci che conflitto di interesse. Oltre a questo però, quindi chiusa la parentesi delle società partecipate, che è facile vantarsi quando operano in regime di monopolio sia come servizio sia come prezzi, fermiamoci un attimo sui proventi che al sindaco dovrebbero interessare moltissimo, perché ormai la maggior parte del nostro bilancio e deriva dalle entrate tributarie, cioè dalle tassazioni dei cittadini. Quindi i soldi che il sindaco spende non sono i suoi, ma sono i soldi dei cittadini. E specialmente in questo periodo dove, che se ne dica, Pesaro, la provincia di Pesaro, è sempre più agli ultimi posti nelle classifiche della regione Marche, dovrebbero essere spesi con maggior oculatezza. Aver trasformato Pesaro in un divertificio, e non è certo, se uno critica il sindaco perché non vuole bene a Pesaro, come continua a dire Perugini anche sui giornali, ma probabilmente proprio perché vuole bene a Pesaro critica delle spese scellerate, spese inutili, che sono i soldi dei cittadini. E quindi quando noi vediamo che ormai al di là del 40% che è indicato qui, è praticamente oltre l'80% del bilancio, perché i proventi da trasferimenti e contributi e le vendite e prestazioni sono un ristorno di servizi che dà il comune, quindi la maggior parte delle risorse comunali per oltre 50 milioni di euro derivano dalla gestione dei tributi. Io penso che a questo punto i soldi dovrebbero essere spesi veramente con oculatezza, con investimenti per un futuro dei cittadini, e non sperperati come li stiamo sperperando dalla mattina alla sera. Quindi questo è un bilancio consuntivo che dovrebbe aprire gli occhi a tanti cittadini, per rendersi conto che tutto quello che vedono in giro non lo regala l'amministrazione, ma se lo pagano con i propri soldi. Quindi un maggiore impegno civile di questa amministrazione ad utilizzare i soldi in modo più oculato. Grazie Bettini. Altre richieste di intervento? Non ce ne sono. L'assessore vuole la parola oppure chiudiamo la discussione. Dichiarazione di voto? Non ce ne sono. Mettiamo in votazione la proposta di delibera. Dichiaro aperto il voto. Chiudo la votazione. Espongo i risultati. Presenti 25, votanti 25, favorevoli 18, contrari 7. La proposta di delibera è stata approvata. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperto il voto per l'immediata eseguibilità. Chiudo la votazione. Espongo i risultati. Presenti 24, votanti 24, favorevoli 18, contrari 6. Anche l'immediata eseguibilità è stata concessa. Passiamo a delibera successiva. Approvazione del documento unico di programmazione DUP 2019-2021. Relatore l'assessore Delle Noci. Se si pronota, prego Delle Noci. Sì, grazie Presidente. Come sappiamo, perché lo abbiamo visto all'inizio dell'anno scorso, il documento unico di programmazione durante l'anno ha il suo aggiornamento.
un aggiornamento molto importante, ma che mi permette anche di sottolineare alcuni elementi che credo possano essere, almeno dal mio punto di vista, anche un orgoglio di chi siede in quest'Aula. Partendo da un elemento, quando si ripercorre l'indebitamento di questo comune, alla pagina 15 e 16 trovate anche uno schema di quello che è l'indebitamento, che io capisco che non sia più di moda diminuire il debito, ma trova invece una risposta molto importante, perché dall'inizio del nostro mandato amministrativo, l'aveva fatto precedentemente, siamo passati da 546 euro nel 2011 pro capite ad oggi a 284 euro, e sicuramente da questo punto di vista il 50% di riduzione del debito, nonostante tutti i lavori che abbiamo fatto nella nostra città, con un avanzo oggi che ci fa stare tranquilli, nonostante, e ovviamente dando le risposte, soprattutto dico da un punto di vista del nostro welfare, credo che possa essere un vanto di tutti noi. Un altro elemento, perché voi sapete che il DUP è diviso in due parti, una strategica e un'altra operativa, senza ripercorrere la parte strategica che è più nella fase del bilancio preventivo, in questo caso che viene discussa, un altro elemento positivo credo che si sia rimessa in moto la macchina organizzativa del comune. Lo dico perché i concorsi che si sono svolti nella nostra città sono concorsi che forse si aspettavano da 10 anni. Ricordo naturalmente che per indire e assumere personale il Comune deve rispettare diversi requisiti in termini di rispetto alla spesa. Naturalmente l'assunzione è sempre meno delle pensionamenti, quindi c'è sempre un principio e un criterio di risparmio. Ma anche l'aver attivato concorsi, abbiamo visto l'ultimo di 1.060 persone, mi permetto anche di fare i complimenti al segretario generale che siede dietro come dirigente del personale, perché in meno di una giornata erano tutti pubblicati sia le domande che le persone. Credo che questo per la trasparenza sia un'ottima risposta. Questo permette, dicevo, anche di dare una certa rotazione e quindi nuove forme, nuove risorse all'interno del comune. Un elemento di aggiornamento all'interno di questo DUP è quello del piano di alienazioni che riguarda il patrimonio. In questo caso all'interno ci sono alcuni immobili possibili di acquisto, e incito possibili, che permetterebbero di fare un'ulteriore cosa che io ritengo essere importantissima e che potrebbe essere realizzata nell'arco del 2019. Un comune ad affitti zero. Perché? Perché in questo caso, quando sarà terminato il tribunale, che sappiamo essere appaltato e appena partito, credo che non c'è più l'assessore Belloni, ma nel giro di 12 mesi dovrebbe essere concluso, sappiamo che verranno spostati quelli che sono i nostri dipendenti oggi, gli uffici tecnici, dall'ex Bramante. Questo permetterebbe di risolvere la maggior parte di quelli che sono i costi di affitto. Un'altra parte molto importante è legata ad oggi anche ai servizi sociali ed educativi, e quindi per avere un comune a costo di affitto zero, il di acquistare, con subentrando anche nei mutui o l'acquisto, naturalmente previo verifica e dell'Agenzia delle Entrate e del Demanio, potrebbe portarci a zero costi in termini di affitto. Questo aggiornamento lo dico perché è un altro importante elemento che non troviamo nel DUP ancora, ma che mi sento anche nell'esporlo di ringraziare il consigliere Andreolli, che poi sicuramente avrà modo di intervenire, sul avere ritirato un emendamento. Lo dico perché parliamo di un emendamento importante per una superficie che è quella del parcheggio di Porta Cappuccina. Porta Cappuccina, ricordo a chi non si ricorda in questo caso il nome, parliamo del parcheggio vicino alla stazione della ferrovia. Il nostro comune ha fatto un contratto di comodato e ha messo, come dire, le mani per permettere a tutti i nostri cittadini, soprattutto quelli che prendono tutti i giorni in treno, di poterci parcheggiare in tranquillità oltre che l'illuminazione. Abbiamo un contratto di comodato che scade il prossimo aprile. È evidente che è volontà del Comune di acquisire quell'area. Quando dico acquisire, nelle diverse forme di acquisto che esistono. Stiamo facendo le verifiche, abbiamo incontrato anche qualche giorno fa i rappresentanti e i legali dei proprietari di quell'area, stiamo cercando di verificare con tutti gli aspetti legali quel passibile acquisto, cercando di tutelare l'ente un domani, perché ricordo, ma solo e mi concludo, che quello è una delle permute provenienti dalle convenzioni del 1994, su cui, come dire, non entro, ma alcuni consiglieri le conoscono. Ma da questo punto di vista si conferma la volontà di acquisire quel terreno per poi, come dire,
farci quello che oggi c'è già, ma come abbozza, un parcheggio, ma di migliorare ancora l'area. Indubbiamente quello potrà entrare in un prossimo aggiornamento o nel prossimo aggiornamento del bilancio, ma ci tenevo a sottolineare che in questo caso sarebbe anche lì rispetto alla nostra viabilità e parcheggi. Questi sono gli elementi di aggiornamento del DUP. È evidente che nel DUP che troveremo i primi di dicembre durante il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio del 2019 vedrà ulteriori elementi strategici e operativi all'interno per le vostre valutazioni in merito. Grazie delle noci. Ci sono delle domande? Non ci sono domande. Per intervento, consigliere Andreolli. Prego, Andreolli. Sì, sì. Prego. Grazie Presidente, ma è certamente il documento di programmazione è certamente molto complesso, è molto, molto difficile nella redazione dello stesso e anche molto, molto lungo, ma mi sono dedicato alla lettura con attenzione e ci sono alcune osservazioni che volevo portare. Chiaramente un documento in linea con i precedenti. E non poteva non essere così, visto che è un documento di fine legislatura che conferma sostanzialmente in quasi tutte le voci di azione, conferma la riga precedente che c'era stata nell'anno prima. E secondo me questo è un errore, perché soprattutto oggi, soprattutto dopo il fatto che sono state fatte molte scelte da parte dell'amministrazione, né bene né male, secondo me occorreva una revisione critica molto più ampia rispetto a quella che è stata fatta. Anzi, credo che la riconferma tout court integrale di queste azioni sia un qualcosa sicuramente politicamente corretto, ma sia un qualcosa di sbagliato. Ma ci sono anche forti contraddizioni all'interno dello stesso DUP. L'acquisizione che lei ha detto degli immobili di Largo Mamiani, sui quali noi cercheremo di andare all'acquisto, che ci consentiranno, come ha detto lei, di indebitarci, visto che poi parlava una piccola nota sull'indebitamento, va benissimo e togliere i debiti, però non sempre i debiti costituiscono una parte negativa, i debiti si fanno a fronte di investimenti, spesso a non avere debiti non è un buon segnale, di conseguenza andrebbe preso con le molle questa frase, dopodiché ho quasi sempre votato a favore dell'estinzione dei debiti, non è questa la questione. Detto questo, si vuole acquistare due immobili per ridurre gli affitti che noi pagavamo di 50.000 euro l'anno, mi sembra, con quote di 50.000 euro e di 59.000 euro. Cifre importanti, significative, e mi verrebbe da dire, visto che da tanto tempo che noi sappiamo che dobbiamo abbandonare il Bramante, visto che noi abbiamo tante operazioni in piedi, visto che quel luogo l'abbiamo licenziato, mi sembra, il primo anno di legislatura, quanto tempo abbiamo perso allora per pagare affitto? Se questa era la strategia, cioè quello di acquistare un immobile per fare un'operazione di investimento pluriennale non pagando gli affitti, che è un'operazione ragionevole perché la facciamo tutti quanti noi nei nostri portafogli nel momento in cui possiamo acquistare una casa e non andare in affitto, quanto tempo abbiamo perso quest'oggi? Non solo, andiamo avanti. Negli obiettivi operativi c'è il continuo per il 2018 nel rendiconto legato allo sviluppo dell'Unione con definizione adeguata di strutture e servizi, c'è scritto sono in corso approvazione ulteriori di convenzione per la gestione associata di servizi, di quali siamo in fase di approvazione, sono in corso d'approvazione, di quali servizi, cioè continuiamo a perpetrare in un errore che abbiamo visto anche portare avanti dei servizi che hanno comportato la limitazione di spazi finanziari, quelli che lei prima, assessore, ha detto nella variazione di bilancio, siamo affamati di spazi finanziari, che è un principio sano da parte di un amministratore. Noi sappiamo che facendo quel tipo di parastruttura superiore al comune di Pesaro non ne abbiamo persi, perché portando i servizi della polizia municipale abbiamo perso almeno 500.000 di spesa corrente per
per i rapporti di indici che dobbiamo rispettare. E di conseguenza io credo che in vedere nel DUP non una revisione critica, nel dire forse abbiamo sbagliato, dopo 4 anni ci siamo resi conto che forse non era cosa migliore, anche perché i servizi gestiti dall'Unione non hanno sicuramente migliorato rispetto a quelli che c'erano prima, se non quelli basici, ok? No, si continua in questa parte di errore. C'è scritto, c'è una nota sui quartieri dove si dice che io è una copia e incolla del passato, si dice valorizzazione del servizio reso alla continuità a sostegno dell'iniziativa dei singoli cittadini. Ma i quartieri, avete mai parlato con il Presidente? Immagino di sì, lo fate con costanza. Ma sono contenti di come oggi è il funzionamento del meccanismo di partecipazione? No, non sono contenti, perché è un sistema da rivedere e noi in 4 anni non ci abbiamo mai messo mano. È un sistema da rivedere e va fatto prima che finisca la legislatura, perché se no questa è carta straccia, continuare a valorizzare una rappresentanza territoriale. Se no non rivediamo lo strumento che abbiamo adottato, che è di principio anche corretto e sul quale io, provenendo dai quartieri, sono favorevole, noi oggi non facciamo un servizio alla collettività e non adempiamo a questo punto che noi mettiamo però negli obiettivi di programma. Sull'aspetto della cultura c'è una conferma positiva di tanti della... Ecco, forse non so se è stata una svista di inserimento nel DUP o una revisione, come l'ho chiamata, critica di quanto fatto, però non ho trovato che sono confermati i contributi a favore delle associazioni cittadine, come ROF, quindi un aspetto molto positivo. E poi c'è... Aspetta che è scritto... C'è il sostegno, e vengono citate quasi tutte le manifestazioni salienti, non cittadine, quindi provenienti da enti esterni, e la poesia, Mezzanotte Bianca dei Bambini, Festa della Musica Europea, dall'Alba al Tramonto, Fuori Festival. Non ho visto il Dog Festival, non so se è una revisione critica, ma io, se è questo io sono molto contento, perché lo ritengo che nel rapporto costi-benefici sia troppo, costi troppo. Non so se è una svista, spero di no. Se è una revisione critica mi fa molto piacere, se è una svista trovo scorretto che la manifestazione più contestata sia anche l'unica assente poi nel DUP. L'ultima cosa è sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, devo dire che ho trovato... non ho trovato niente che in qualche modo potesse mettere in discussione quello che è il nostro servizio di rifiuti, di raccolta differenziata. Non c'è nessun aspetto critico, nessun elemento critico, nessuna progettualità. E voglio dire, si poteva fare nel DUP, si poteva fare, quantomeno, voglio dire, facevi uno slancio di fantasia di progetti del futuro. Invece non c'è niente. Segnale che credo che o è stato redatto male, cosa che non penso, o ancora peggio che da parte dell'amministrazione non ci sia la volontà di rivedere nulla di un servizio, secondo me, dove invece si registrano molte più inefficienze che efficienze, quantomeno a fronte di tariffe molto elevate che paghiamo e che hanno avuto in questo quinquennio una fluttuazione che sostanzialmente ci porterà ad avere saldo zero, cioè in 4 anni assessore, in cui lei ha fatto l'assessore al bilancio in quest'ultimo mandato, di questo mandato non abbiamo avuto decrementi. In ultimo, quello che lei ha citato, io ho ritirato quell'emendamento che, ripeto, non perché fosse scritto in maniera, ci tengo a dirlo perché non si sa mai, non perché fosse scritto in maniera non corretta, ma perché confrontandomi con le strutture da parte del Comune, a fronte di un parere tecnico che doveva essere espresso, poiché ci sono dei contenziosi in atto su tutta la lottizzazione nell'area, avrebbe esposto il Consiglio Comunale ad una valutazione non serena, perché se ci sono dei contenziosi non sarebbe stato corretto poterli esprimere. E sarebbe stato scorretto esporre i miei colleghi a dei rischi a fronte magari di una volontà politica. Devo però dire una cosa, questo non mi esime dal dirmi un commento.
Questi pregressi giudiziari c'erano anche il giorno in cui lei ha firmato la convenzione. E io quel giorno la chiamai per fargli i complimenti, perché aveva fatto una cosa giusta, aveva fatto, era riuscito a risolvere una questione giusta. Da quel giorno, a meno che non vengo smentito, non ci si è mossi adeguatamente per poter in qualche modo avere la tutela della capacità giuridica di poter fare serenamente quel tipo di acquisizione. Questo è, non so a che cosa è dovuto, ma io non lo posso non tradurre, posso tradurlo o in una inadempienza da parte delle strutture tecniche, cosa che non penso, oppure della mancanza di una vera volontà politica di poter fare questa operazione. Perché, e io mi fa arrabbiare questa cosa, perché sono tanti anni, perché in questi ultimi tempi si è parlato di sicurezza, tutti ne hanno parlato. Ne hanno parlato tutti. Tutti manifestano il problema della zona della stazione come centro nevralgico dell'insicurezza di Pesaro. Ma nessuno si preoccupa di comprare la zona che c'è tra la stazione e Parco Miralfiore, che è la zona più critica, che nel corso di questi anni ha permesso di campeggiare a macchine, far dormire le persone, far piantare le tende, far scappare le persone, permettere tutto questo. Ma di che cosa si sta parlando? È giusto difendere il bando delle periferie quando viene attaccato, perché si può contestare il progetto ma non si può dire che quell'area andava bene così, però non è giusto dopo fare la predica e non fare le azioni conseguenti per poter mettere in sicurezza quella che è una zona nevralgica. Io questo mi auguro nella nota d'aggiornamento di trovarla. Se la nota d'aggiornamento, questa volta lo presenterò l'emendamento, naturalmente sperando anche che ci siano degli aggiornamenti giudiziari da questo punto di vista che ci consentano di essere più sereni, ma l'assenza anche solamente nel DUP di una linea strategica di acquisizione e di progettualità da costruire in quell'area, perché non la dobbiamo acquisire per fare patrimonio, la dobbiamo acquisire per farci progetti, il fatto che manchi e sia assente una progettualità è una mancanza gravissima ed è una mancanza che fa sottendere che spesso si paga troppo e si agisce poco. Grazie Androlli. Ci sono altre richieste di intervento? Bettini, prego. Grazie Presidente, ma solo poche parole, perché il DUP è un documento importante, fondamentale, e mi sembra veramente, con tutto il rispetto per l'assessore, ridicolo che l'unico aspetto che ha evidenziato è il risparmio di 4 soldi di affitti per mettere gli uffici comunali nel vecchio ex tribunale. Di fronte a un bilancio di 80 milioni di euro, l'unica cosa che ha saputo dire è che risparmiamo 200-300 mila euro, cosa ridicola, ripeto, su un bilancio di 80 milioni di euro risparmiamo 200-300 mila euro di affitti. E mi sembra veramente che spiegare il DUP e finalizzarlo solo a una modestissima operazione marginale è veramente riduttivo, oppure anche questa amministrazione pensa che parlare del DUP sia soltanto una perdita di tempo, perché invece poteva diventare l'occasione perché ci raccontasse quelle che erano le strategie di medio e lungo periodo di questa amministrazione. Perché se noi alla pagina 4 la cosa che balza all'occhio è che abbiamo una progressiva diminuzione delle attività economiche nella nostra provincia, è quello che doveva preoccupare l'assessore, e quindi doveva, vedi, proprio ho ragione io che il DUP non interessa per niente, perché non se lo stesso sì, va davanti. Sì, sì, lo so, però Bettini, se uno sente davanti in sottofondo. Lei ha parlato, non facciamo perché dopo divento fiscale con tutti. Lei ha parlato prima 5 minuti con Dall'Asta, quindi stavamo parlando del DUP. Ha parlato Barbanti, parliamo, quindi succede okay. Un po' a tutti, facciamo, va bene, andiamo avanti, va bene, dai, Presidente. Non si preoccupi. Stavo dicendo quindi che di fronte a un grafico che mette in evidenza una continua, costante diminuzione delle aziende
e delle attività economiche in questa provincia, quindi in questo comune che è il punto di riferimento, pensavo che l'assessore a nome della giunta dell'amministrazione ci dicesse qualcosa di più sulle politiche che l'amministrazione con tutti i soldi che ha metteva in atto per lo sviluppo economico di questo comune, perché non sono certo quattro manifestazioni estemporanee o spot che possono servire di medio e lungo periodo nella sviluppo di questa città, nel recupero delle aziende che stiamo perdendo, nel recupero di una redditività e di una ricchezza che stiamo progressivamente perdendo, e tutti gli indici e tutte le statistiche che vengono pubblicate ce lo dimostrano. Allora era questo che io mi aspettavo dall'assessore, e invece mi viene a raccontare la solita favoletta dei 200-300 mila euro di risparmi. Ma poi io potrei affrontare tante cose, ma è talmente vasto che non è possibile in 10 minuti o in un consiglio comunale affrontare un documento di programmazione economica. Ma anche sulla cultura non è che c'è un obiettivo o uno sviluppo veramente importante che ci possa permettere di dire diventa il volano sostitutivo dell'industria del mobile che non c'è più nella nostra città, o che a un certo punto diventa un'industria permanente tutto l'anno. Abbiamo altre cose, ne faccio una spot perché è apparsa anche sui giornali, l'acquisizione del San Domenico per 800 mila euro, tra l'altro leggo che la somma viene recuperata attraverso il leaseback, perché sarà un leaseback con l'INAIL per il vecchio tribunale, cioè tra l'altro noi mettiamo a posto il tribunale, lo vendiamo all'INPS e poi lo riprendiamo in affitto, quindi gli affitti che risparmiavamo del Bramante li paghiamo all'INAIL. È un leaseback, certo, alla fine diventeremo proprietari, ritorneremo proprietari del vecchio tribunale, ma per esempio non ci si dice cosa facciamo del San Domenico, perché San Domenico era finalizzato a farci l'università, poi il museo di Vangi, poi non si sapeva bene cosa. Oggi il comune, per carità, fa bene a ricomprarlo, ci fa anche un buon affare, l'ha venduto a 1.200.000, lo ricompra a 800.000 euro, è un ottimo affare. Ma poi cosa ci facciamo? Lo lasciamo un sacco d'ossa? Qui nel DUP non c'è scritto, c'è scritto che è una cosa strategica, che sarà destinato a non meglio finalità, ma un progetto effettivo non c'è. E allora anche questo DUP, sì, è un copia e incolla, eccetera. Per esempio, Andreoli è andato via, ma volevo ricordargli che anche l'anno scorso il DocFest non c'era bilancio. Guarda caso, hanno fatto una variazione per trovare i 250 mila euro per pagare il DocFest. Quindi probabilmente non è un errore, un'omissione, ma è una scelta precisa, perché ogni anno poi in sede di variazione di bilancio si trovano i soldi per questa manifestazione che è assorbente, molte più somme di un'intera biblioteca oliveriana o di altre attività ben più importanti. Grazie. Grazie Bettini. Se non ci sono altre richieste di intervento, lascio la parola all'assessore. Prego Delle Noci. Sì, grazie Presidente, ma solo nell'intervento veloce di chiusura era per rispondere anche agli interventi di due consiglieri. Ma intanto, consigliere Bettini, è un aggiornamento questo documento unico di programmazione, non è un piano strategico. Adesso le parole possono sembrare simili, ma sono molto diverse nel loro contenuto e anche soprattutto nella loro forma. E non sapevo neanche che fosse la competenza del Comune lo sviluppo economico, pensavo, magari mi sbaglio, che fosse della Regione o dello Stato. Detto ciò, lei era in quel caso, stava parlando, come fanno altri, ma mi pare naturale, ce lo ricorda sempre il Presidente quando ci richiama, ho sottolineato altri elementi che non era attento, quello del debito, meno 30 milioni in questi anni, grazie anche al voto di questo Consiglio, non il suo perché non credo che l'avesse votato, e ho sottolineato l'aspetto del personale, non è poco dire che abbiamo assunto in questi anni, perché siamo virtuosi, più di 80 persone, e questo credo che sia un elemento distintivo, ma che mi permette di sottolinearlo se prima non era attento ad ascoltare. E quando finisco, scusi,
scusi consigliere, non l'ho disturbato. Vado avanti, e avanti, così come credo che invece nella parte di aggiornamento possa essere un ulteriore elemento importante quello dell'affitto. Ecco. Si rispetto alle considerazioni del consigliere Andrioli. Allora sintetizzo con due battute, consigliere. La prima era sugli spazi che diceva del patrimonio, uffici. Allora io non riesco ancora a mettere un elefante in un acquario, ma posso provarci. Cioè non è che si può mettere l'ufficio tecnico di fronte e dentro quei due spazi. Abbiamo parlato dell'ufficio tecnico dentro l'ex tribunale, infatti all'inizio del mandato abbiamo finanziato l'ex tribunale che aspettava non so da quanti anni, qui mi potrebbero correggere i consiglieri, l'abbiamo finanziato, poi i tempi sappiamo dei grandi interventi ovviamente nel rispetto delle leggi si allungano purtroppo. E le considerazioni altre che faceva, io aggiungo, è la seconda battuta, che non si prescrive mai il buon senso. È vero, consigliere, in questo caso si è perso un po' troppo tempo e qui la volontà politica viene confermata, la tecnica delle volte, soprattutto quando ha a che fare con la legge in questo Paese, ha un po' troppa lentezza, quindi confermo, come dire, la volontà politica, la scelta politica di acquisire quell'area rispetto alla progettualità, in questo caso può e deve essere discussa, ma in questo senso credo che il tempo sia invece giusto per la verifica e la tutela dei consiglieri che siedono in questi banchi nell'ottica di acquisire un'area per farci un parcheggio, e quella verifica credevo che fosse e credo ancora che fosse indispensabile. Grazie delle noci. Dichiarazione di voto. Bettini, prego. No, io mi scuso per aver interrotto l'assessore, ma siccome mi stava dicendo una sciocchezza assoluta, perché qui, almeno che non abbiamo sballato, 2014 dipendenti 716, 2015 692, 2016 680, 2017 672, quindi gli 80 dipendenti in più non li vedo, da 716 sono passati a 672, sono diminuiti di 40 persone. No, lasci quindi delle noci. Era solo per puntualizzare, grazie. Grazie Bettini. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione la proposta di delibera. Dichiaro aperto il voto. Chiudo la votazione. Espongo i risultati. Presenti 25, votanti 25, favorevoli 18, contrari 7. La proposta di delibera è stata approvata. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperto il voto per l'immediata eseguibilità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Sindaco. Sindaco, c'è l'immediata eseguibilità. Chiudo la votazione. Espongo i risultati. Presenti 25, votanti 25, favorevoli 18, contrari 7. Anche l'immediata eseguibilità è stata concessa. Passiamo alla delibera successiva. Bando regionale 2020, asse 2, azione 6.2, azione 6.3, via progetto e government per l'aggregazione, scusate, della bassa valle della Foglia, non leggo, approvazione del schema di accordo di partenariato tra ente, capofila e beneficiario, relatore l'assessore Della Dora, prego Della Dora. Grazie Presidente, io se posso illustrerei entrambe le delibere che riguardano lo stesso bando. E in sostanza le abbiamo divise semplicemente perché abbiamo partecipato a due linee di azioni diverse. Posso? Sì, sì, prego. Le illustro? No, stavo dicendo che le illustro entrambe. Sì, poi... sì, che almeno poi dopo facciamo le due discussioni votazioni. Separate, ok. Assolutamente sì. Poi magari chiedo all'ingegner Bruscoli se si vuole accomodare qua, quindi dopo se servono informazioni più tecniche vi chiarirà lui.
Allora, in sostanza questo bando è un bando della Regione Marche del 2016 a cui abbiamo presentato un progetto come comune capofila insieme agli altri comuni dell'Unione e altri due comuni, Monteciccardo e Montelabate, che sono fuori dall'Unione. In sostanza questo bando riguarda gli 8 comuni e la linea di finanziamento per la prima delibera è di 240.000 euro, mentre la seconda è di 160.000 euro. Sono delle azioni che in parte l'amministrazione ha già attivato un percorso, l'amministrazione del Comune di Pesaro, e altre azioni che noi già abbiamo, come la conservazione dei dati. Allora, per quel che riguarda la prima delibera, noi abbiamo il PagoPA, la conservazione digitale e il database territoriale. Queste sono le azioni di intervento a cui abbiamo partecipato. Mentre sulla seconda delibera si parla di open data. In sostanza questa delibera è già stata approvata dagli altri comuni e hanno già insomma dato l'ok al comune di Pesaro ad essere il comune che si attiva a fare i bandi, e incasserà i 400.000 euro totali, ma saranno poi suddivisi per tutti gli interventi per gli altri comuni. Stefano, se vuoi integrare. Sì, come diceva, se si vuole prenotare Bruscoli di qua, sì, che almeno è più vicino. No, di qua, di fianco, no, sopra qua, a sinistra, bravissimo, lì. Prego, Bruscoli. Sì, come diceva correttamente l'assessore, sono due progetti con due linee di finanziamento distinte, ma che fondamentalmente interessano le stesse tematiche. E gli interventi che andremo a realizzare sono quelli che previsti dal bando regionale, ovvero l'interfacciamento dei sistemi comunali con i sistemi regionali per garantire le linee di progetto che sono state indicate, ovvero la conservazione digitale dei documenti, i pagamenti online, l'utilizzo di un database territoriale con i dati catastali e gli open data. E le attività sono in corso di avvio dei relativi bandi di gara e avranno una durata che interessa ancora lo scorso del 2018 in corso, 2019 la gran parte degli interventi e 2020 la conclusione. Grazie Bruscoli. Domande? Crescentini, prego. Volevo chiedere, per quanto riguarda l'implementazione di questi sistemi, cioè sarà un'implementazione al di là del momento in cui si riusciranno ad avere questi fondi che sono già stati stanziati, quindi si inizieranno a spendere, diciamo così, l'implementazione di questi sistemi avverrà tutta a carico del Comune di Pesaro con i suoi tecnici che quindi andranno nei comuni diversi, oppure sarà gestita in maniera apicale dal Comune di Pesaro per poi distribuire, perché tanto parliamo, vuol dire, di funzioni in rete, quindi non è fisicamente, no? Ci saranno dei server, cose del genere, quindi da questo punto di vista tecnicamente come sarà gestita la cosa? Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande? Chi risponde? L'assessore oppure Bruscoli? Prego Bruscoli. Sì, tecnicamente diciamo abbiamo in mente un modello di rete che tenderà a fare un'economia di scala. Piuttosto che implementare singole connessioni dei vari database comunali, chiamiamoli così, o dei vari sistemi informativi comunali con il sistema regionale, ci sarà un unico repository, un unico archivio centralizzato che garantirà sostanzialmente una facile manutenzione nel tempo, perché ovviamente si tratta di un solo oggetto piuttosto che 8. Come giustamente diceva lei consigliere, non si tratta fisicamente di recarsi sui posti, sul posto diciamo dove materialmente i comuni hanno i loro server, ma ci sarà un accentramento di questi dati che poi verranno in qualche modo ribaltati sulla scala regionale e utilizzando le piattaforme regionali, e fondamentalmente forniranno anche come dire, servizi sia ai cittadini che alle imprese che agli operatori economici sul territorio, sia per quello che riguarda gli open data che costituiscono una base diciamo, di dati aperti per poter essere rielaborati, sia per quanto riguarda gli altri servizi che prettamente in particolare il PagoPA che consentirà la possibilità di effettuare pagamenti online per i vari servizi che i cittadini fruiscono da parte degli enti istituzionali. Va detto che
la logica con cui si sta facendo progetti dal punto di vista di progettualità per quello che riguarda gli aspetti informatici, prende atto che si ragiona in logica di aggregazione con la creazione di economia di scala, perché ovviamente in una realtà molto piccola come possono essere i comuni che sono della cintura del Pesarese, cioè comuni che viaggiano attorno ai 4-5 mila abitanti, non hanno al loro interno una struttura, come dire, di informatica che può gestire e organizzare delle situazioni così complesse e articolate. La normativa tende, soprattutto il piano triennale per l'informatica fatto, redatto dal gruppo di Piacentini, tende proprio ad organizzare dei sistemi, diciamo, che vedono un attore centrale, in questo caso il comune, come quelle che erano un po', diciamo, le situazioni legate alla provincia quando c'era il centro servizi provinciale. Oggi ha un pochino perso di più questa sua funzione. E quindi nel complesso le attività che vengono realizzate per Pesaro consentono il raggiungimento di un'economia di scala, e comunque se avessimo partecipato semplicemente come comune di Pesaro, cioè era proprio richiesta una aggregazione per la partecipazione a questo bando. Grazie Bruscoli. Richieste di intervento? Non ci sono. Dichiarazione di voto per la delibera numero 102. Andreolli, prego. Sì, per dire che su entrambe le delibere io personalmente voterò a favore. Voterò a favore perché sono interventi positivi, sono interventi che al di là dello strumento, avere un accordo dei comuni, del comune di Pesaro con i comuni, diciamo, limitrofi con i quali si parla un linguaggio comune anche informatico, permette un livello di semplificazione non solo tra enti locali ma soprattutto nel rapporto delle imprese. Anzi, mi auguro che potremo vincerli questi bandi, che potremo avere delle risorse necessarie, perché lo strumento della semplificazione del linguaggio, soprattutto nel rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, è uno dei fattori che maggiormente richiedono gli imprenditori. Gli imprenditori in qualunque tabella, in qualunque percentuale, in qualunque sondaggio viene fatto, in qualunque statistica, la prima cosa che chiedono è quella della semplificazione, che supera persino quella della riduzione fiscale. Il fatto di avere, di poter sviluppare un linguaggio tra parte degli enti locali e il comune è sicuramente una risposta che possiamo dare per cercare di ovviare a questo problema. Grazie Androlli. Crescentini, prego. Sì, mi ha anticipato per una parte il consigliere Andreolli, anche io voterò a favore, perché anche io vedo in tutto quello che è semplificazione chiaramente una vittoria, ma non solo per le imprese ma soprattutto per i cittadini, perché soprattutto la parte che riguarda il pago online, quindi la possibilità di pagare online bollette, multe, cosa che attualmente non c'è assolutamente. Quindi questa era una delle lamentele che si può fare non tanto al comune di Pesaro ma alla gestione, quindi sia anche dalle partecipate, anche della riscossione dei debiti, del fatto che non esista un sistema di pagamento online semplice e su tutti i vari settori. L'unica cosa che volevo far notare, ma questo è ormai un puntiglio, il fatto che i comuni che hanno aderito a questo bando non sono quelli dell'Unione, sono anche comuni limitrofi, sono comuni che sono anche usciti dall'Unione, quindi questo è solamente un piccolo dato politico, nel senso che le cose si possono fare, non c'è bisogno di essere in un'Unione, ma basta semplicemente mettersi d'accordo ed avere obiettivi comuni. Grazie Crescentini. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 102. Dichiaro aperto il voto. Aspetti un attimo che... Voto aperto. C'è problema? Chiudo, le vuole votare consigliera? Sì, chiudo la votazione, abbiamo votato tutti, espongo i risultati, presenti 27, votanti 27, favorevoli 27, la proposta libera è stata approvata all'unanimità, mettiamo ora in votazione
l'immediata eseguibilità per la delibera 102. Dichiaro aperti il voto per l'immediata eseguibilità. No, aspetta. Chiudo la votazione, espongo i risultati. Presenti 26, votanti 26, favorevoli 26. Anche l'immediata eseguibilità è stata concessa all'unanimità. Per quanto riguarda la proposta di delibera 103, che l'assessore aveva già presentato, ci sono richieste di intervento? No. Dichiarazioni di voto? No, sono già state fatte. Mettiamo quindi in votazione la proposta di delibera 103. Dichiaro aperto il voto. Votate consiglieri. Chiudo la votazione. Espongo i risultati. Presenti 26, votanti 26, favorevoli 26. Anche la proposta di delibera 103 è stata approvata. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperto il voto. Votate per l'immediata eseguibilità. Matti. Chiudo la votazione. Espongo i risultati. Presenti 26, votanti 26, favorevoli 26. Anche l'immediata eseguibilità è stata concessa. La seduta è tolta. Buona serata.